milioni e milioni di neuroni, di filamenti. Facevate un sacco di fantasie, sogni. Il vostro libero arbitrio è stato spezzato. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Quello che vedete sono i vostri centri nervosi, questo è il vostro cervello, milioni e milioni di neuroni, di filamenti, di cose. Il cervello è una cosa estremamente complicata, però quello che oggi andremo a parlare è, vi ricordate quando voi eravate piccoli, eravate giovani e avevate un sacco di sogni e vi facevate un sacco di fantasie, sogni su cosa volevate fare da grandi, giocavate anche, facevate anche dei giochi da piccoli, facendo finta di essere appunto una persona, un dottore, un cantante, un ballerino, facevate finta anche, interpretavate questi ruoli da piccolini, tra ragazzini, facevate finta di essere un dottore, di curare il paziente e vi mettevate d'accordo su cosa fare, poi andavate anche, non so, in mezzo ai boschi alla ricerca della natura e tutte queste cose che voi facevate da piccoli sono il frutto dei vostri desideri che vorreste fare da grandi. Però arriva una certa età in cui voi dovete scegliere che scuola fare alle superiori, che corso intraprendere. Però spesso il vostro libero arbitrio è stato spezzato. Perché? Perché è stato spezzato? Perché siete venuti, non tutti, ma la maggior parte, una parte delle persone è venuta su tramite generazioni familiari che avevano tutti un seguito, cioè per esempio uno doveva diventare avvocato e automaticamente anche il figlio del figlio doveva intraprendere questa carriera. Però alla fine magari certi gli piaceva anche, però certe persone, certi figli che magari avevano altri sogni nel cassetto sono stati praticamente, gli è stata spezzata la creatività spezzata che avevano in età infantile, che poi si è dovuta interrompere per questo motivo. E allora quello che dico, solo un ristretto numero di persone è riuscito finalmente a fare quello che veramente vuole nella sua vita, perché ha avuto magari familiari che gli hanno lasciato decidere cosa fare. Avrà fatto sbagli sicuramente, ma dopo magari si è ripreso, ha fatto delle scelte importanti con vari errori, ma anche varie rimonte, perché è frutto appunto del tuo inconscio, quello che veramente desideri fare, che anche per quanto riguarda il matrimonio, l'unione, la convivenza, se trovi una persona che
non ti dà un valore aggiunto, oppure non condividi la tua scelta di fare certe cose, ecco che arriva la frustrazione, la depressione e tutte quelle cose lì, perché ciò non ti permette di essere te stessa o te stesso. E quindi noi dobbiamo ricercare il nostro vero sé. Se per caso in età adulta, cioè fino a una certa età, non abbiamo la possibilità di uscire, dobbiamo sicuramente uscire dalla nostra zona di comfort per diventare quello che vogliamo noi, perché magari all'interno di relazioni tossiche o di famiglie in cui ti impongono una certa cosa e non riesci ad essere te stesso, non riesci ad avere quello che veramente vuoi fare nel tuo inconscio in cui ti eri prefissato da bambino, capito come? E quindi l'unico consiglio che si può dare è di uscire da tutto quanto e realizzare te stessa. E questo è, vi ricordate da bambini che giocavate ad un ruolo, tra bambini giocavate con qualsiasi cosa, e era bello perché sognavate ad occhi aperti, vi facevate un mondo tutto vostro, ma dopo una certa età dove vi hanno detto che dovete responsabilizzarvi, e quindi lì si blocca tutta la faccenda, si blocca tutto quanto, il cervello viene annullato perché devi fare quello che ti dicono gli altri. Allora io dico, ma va bene così? No, perché dopo in età adulta risulti una persona frustrata, che hai la perdita dei valori, la perdita di tutto, perché la perdita anche dell'identità arrivi, perché non sai più quello che vuoi, perché non sai più quello che vuoi, perché ti ritrovi appunto in un imbuto di cui non riesci ad uscire, di cui la tua vita è stata programmata, comandata dall'inizio alla fine, e tu ti ritrovi uno strumento in mano agli altri. L'unica allora cosa per liberarsi di questi strumenti, ci saranno conseguenze che potranno essere positive o negative, però voi dovete ritrovare voi stessi, dovete ritrovare la vostra creatività e rimetterla in pratica con i vostri hobby, che a distanza di anni, con le varie riprogrammazioni, possono essere cambiate, però almeno fate quello che vi piace fare a voi. Sicuramente non saranno cambiate, perché quello che vi resta, i vostri desideri, cosa piacerebbe fare, non vengono cancellati totalmente, perché voi dentro di voi avete sempre un sogno, una speranza che tutto cambi, ma per cambiarlo dovete agire e cambiare, perché le cose non verranno da sole, comporteranno delle sofferenze, perché se siete all'interno di una relazione, già sposati, con figli, però non dovete avere paura, perché le soluzioni si trovano sempre, e dopo vedrete che starete meglio, perché potrete realizzare la vostra vita al meglio e come veramente vi piace a voi. È una cosa brutta, perché se ci pensate bene, all'età giovane eravate spensierati, liberi, felici, e poi ad un certo punto la vostra creatività, che è stata
spezzata di netto perché vi hanno imposto: tu devi fare così, tu devi andare a scuola di qua, tu devi trovare un bravo ragazzo, tu devi fare dei figli, fammene due, fammene qua. Ma chi è che ha deciso questo? Le persone, il mondo, ci ha dato il libero arbitrio e quindi noi siamo persone libere. Una persona che mette al mondo un figlio e gli dà determinati comandamenti da seguire, non è che voglia il bene per il proprio figlio, la sta comandando, programmando secondo la sua teoria, che si tramanda da altre generazioni, che magari anche a lei è stato impedito questa cosa. Invece ci sono certe persone che le è stato impedito, ma per il bene del proprio figlio non fanno la stessa cosa, anzi li lasciano liberi di fare quello che vogliono nella loro vita, sbagliando, facendo i propri errori, però almeno lasciano il libero arbitrio. E con questo io vi saluto, spero che questo video motivazionale vi abbia dato uno spunto e vi abbia per aprirvi di nuovo ai vostri sogni e ai vostri desideri più nascosti.